Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Come sappiamo, le borse fatte a mano sono ricchissime di dettagli e nessuno di questo può essere trascurato. Ed è per questo che Tessila, per la sua nuova collezione, ha pensato ad un dettaglio fondamentale ma che abbia un tocco di originalità. Stiamo parlando della chiusura Easy Zip. Eccola qui la nostra chiusura Easy Zip, una chiusura in similpelle con dettagli metallici argento. La lunghezza è di 27 cm all'incirca per una larghezza di 2,5. L'altezza della bordatura invece è di 3 cm all'incirca. Come possiamo notare, lateralmente è già munita di anelli forti e resistenti, larghi all'incirca 2,5 cm, che saranno perfetti per poter applicare in maniera molto semplice e pratica i vostri manici o le vostre tracolle. La zip, come possiamo vedere, è anch'essa tono su tono con la chiusura, così come le cuciture. Alla base della bordatura sono poi presenti i fori necessari per applicare la lavorazione, che hanno un diametro di 4 mm all'incirca. Un prodotto davvero unico nel suo genere, che rispecchia tutta la qualità e la garanzia del Made in Italy. Questa che abbiamo visto insieme è la colorazione navy. Pronti a scoprire tutte le altre? Anche le chiusure quindi possono avere carattere e dare un tocco di lusso a quella che è la nostra creazione. Quindi questa chiusura molto pratica, semplice da utilizzare, poi grazie agli anelli sarà un gioco da ragazzi davvero applicare manici e tracolle. Potrete creare delle borse di piccole e medie dimensioni, insomma quelle che sono solitamente le più utilizzate, che siano da giorno o da sera o per le passeggiate, insomma scegliendo il cordino che preferite, come ad esempio il Tailurex, il Sublime o il Super Tie. Le combinazioni sono davvero infinite. Siamo quindi curiosissimi di scoprire come voi utilizzerete questo accessorio. Vi ricordiamo di condividere con noi tutte le vostre creazioni sulla pagina Facebook Meglio di Maya, sul nostro gruppo ufficiale Tessiland, ma anche su Instagram, Pinterest, TikTok e sul nostro blog, dove ogni settimana possiamo scoprire tantissime curiosità. Io vi aspetto al prossimo Tessiland News.